da quelli meccanici a quelli viventi, tantissime le suggestive rappresentazioni della natività da visitare nella provincia di Arezzo, sino alla fine delle festività natalizie. Tra gli appuntamenti più attesi indubbiamente c'è quello con la magia del presepe vivente delle ville di Monterchi. Centinaia di figuranti in costume che i prossimi 26 e 30 dicembre e primo 5 e 6 gennaio faranno rivivere decine e decine di quadri di vita in un contesto suggestivo che porta addietro nel tempo. Anche a Castiglion Fiorentino i ben 300 figuranti sono pronti a mettere in scena la natività, due gli appuntamenti il 26 dicembre e il 6 gennaio. A Petraia, qualche chilometro da Cortona, si rinnova il tradizionale appuntamento con il presepe vivente che prenderà vita il 25 e il 28 dicembre ed il 4 e il 6 gennaio. La nascita di Gesù sarà poi rievocata anche nel borgo di Oliveto. L'appuntamento con i momenti di vita contadini e gli antichi mestieri è per domenica 23 dicembre. A Ponticino, come da tradizione, tornerà la rappresentazione della Natività il prossimo 26 dicembre. Tra i presepi meccanici non possiamo non ricordare l'incantevole rappresentazione della Natività a Ciggiano, ospitata nella Chiesa della Madonna. Il presepe raffigura uno spicchio particolarmente suggestivo della Valdichiana, dove è ambientata la nascita di Gesù. Si potranno così ammirare torrenti, torri, castelle, grotte e artigiani all'opera, ma anche contadini, animali da cortile, ambientati in paesaggi pittoreschi sia di giorno che di notte con figure in movimento. E sempre a Ciggiano, nella notte di Natale, ci sarà anche un concerto. Da ricordare infine, sempre in Valdichiana, il presepe artistico di San Filippo che si trova all'interno dell'omonima chiesa, quello meccanico alla Fratta allestito invece nel capannone adiacente la chiesa di Sant'Agata ed infine il suggestivo presepe in movimento dell'Ossaia.